Prepariamo un polpettone bardato ripieno di mortadella e scamorza filante, il piatto perfetto per le feste. Il polpettone bardato non è null'altro che un polpettone avvolto solitamente con la pancetta, ma può essere avvolto anche con speck o quel che più vi piace, che quindi acquista un gusto grandissimo proprio grazie al rilascio dei succhi del salume che è stato utilizzato per la bardatura. E ragazzi, è anche un piatto perfetto per le feste proprio perché è molto semplice da preparare ma è anche molto scenografico. Prepariamolo insieme, vi faccio vedere in pochi minuti, prepareremo il polpettone delle feste più buono che ci sia. Per preparare il polpettone bardato dobbiamo partire ovviamente dal polpettone, quindi solito procedimento: in una ciotola vado a mettere le carni macinate che ho scelto. Io vi consiglio sempre di fare un mix tra più di una tipologia di carne poiché il risultato finale è sicuramente più succulento. Poi aggiungo la mollica di pane sbriciolata. Io in verità ho preso del pane, l'ho proprio frullato con un mixer e viene praticamente finissimo, perfetto. Non preferisco, come ben sapete, aggiungere al polpettone il pan grattato se non in piccole quantità, poiché il pan grattato tende ad asciugare maggiormente e quindi a rendere il polpettone poi alla fine un po' più asciutto, mentre la mollica di pane lo lascia molto più morbido. Parmigiano o mix di formaggi che preferite. Aggiungo anche un po' di prezzemolo fresco tritato. Io aggiungo dell'aglio liofilizzato poiché è più dolce, volendo potete utilizzare anche uno spicchio d'aglio tritato o schiacciato, come più vi piace. Sale, pepe e noce moscata grattugiata. Aggiungo anche le uova. Inizia a lavorare dapprima con un cucchiaio all'interno della ciotola, poi prosegue a mano, perché ben sapete che solo a mano riusciamo a renderci conto della giusta consistenza del polpettone. Ed eccolo qui, l'impasto praticamente ha la consistenza perfetta perché è compatto, modellabile, non troppo duro, non troppo morbido. A questo punto prendo un foglio di carta forno e lo metto sulla spianatoia. Trasferisco sopra l'impasto, lo schiaccio un po' a mano, devo formare un rettangolo. Trovo che il polpettone sia perfetto per le feste, lo si può preparare in anticipo e rende sempre tutti gli ospiti felici perché piace un po' a tutti. In più quello che avanza lo si può conservare facilmente e in occasione delle feste si sa ci sono sempre tante cose preparate e quindi sempre tanti avanzi. Può essere congelato se si utilizza ovviamente del macinato fresco. Insomma, una soluzione perfetta veramente per tante esigenze. Ho realizzato un rettangolo, non serve essere particolarmente precisi, poi andiamo ad aggiustarlo un pochino a mano. Il vantaggio del polpettone è anche questo. Come farcitura ho scelto la mortadella, poiché visto che vado a bardare il polpettone con il bacon, molto sapido, molto saporito, all'interno del polpettone vado a mettere qualcosa di più dolce, un po' più neutro, ma comunque molto aromatico. Ed ancora il formaggio, io ho scelto una scamorza. A questo punto devo chiudere il polpettone e quindi arrotolarlo. Mi aiuto con la stessa carta forno, quindi vado a staccarla pian piano, però mi aiuto con la carta forno per sollevarlo e girarlo. Cerco di chiuderlo bene. Per questo vi ho detto poi ci possiamo aiutare a mano per definire meglio la forma. Lo chiudo ancora all'interno della carta forno e lo lascio riposare in frigorifero una mezz'oretta per fargli prendere bene la forma. Lo andrò a bardare solo dopo, in maniera tale che la sua forma è già stabile e mi sarà più semplice rivestirlo con il bacon.
in frigorifero. Ho ripreso il polpettone, nel frattempo mi preparo per avvolgerlo con il bacon. Una sola fettina di bacon non ce la fa ad avvolgere interamente il polpettone, non ce la fa a chiuderlo tutto, quindi cosa faccio? Ne sistemo praticamente due, una accanto all'altra, per allungare la fetta. In questo modo qui, sono praticamente due fette, una di seguito all'altra, che rendono l'intera fetta di bacon più grande, più lunga e quindi riuscirà ad avvolgerlo completamente. Quindi ho sistemato le fette una di seguito all'altra e una accanto all'altra, proprio per avere praticamente un intero involucro di bacon che andrà ad avvolgere il mio polpettone. Riprendo il polpettone che andrò ad aprire direttamente sul bacon. Quindi l'ho sistemato al centro e adesso non devo fare altro che chiudere il bacon tutto intorno. Quindi risollevo una fettina alla volta e eccola qui, vado a chiudere. Procedo in questo modo avvolgendolo tutto. Io ho scelto del bacon, quindi la pancetta quella lì un po' affumicata perché mi piace tanto, però chiaramente potete scegliere anche una pancetta classica, va benissimo lo stesso. Ecco qui, l'ho rivestito completamente. A questo punto lo richiudo con la carta forno. Io voglio andare a cuocerlo prima con la carta forno, poi lo scopro e faccio cuocere senza. In questo modo la cottura arriverà bene fino al cuore senza farmelo asciugare completamente. Negli ultimi minuti di cottura, in genere il polpettone si scopre per fargli creare una bella crosticina esterna e noi andiamo a cuocere ancora meglio il bacon. L'ho chiuso come un pacchetto ed ora lo metto in una teglia, bella capiente. Ed ora in forno, statico preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti, dopodiché lo vado ad aprire e lo faccio cuocere ancora scoperto per altri 5-10 minuti. In questo modo, esternamente, diventerà un po' croccantino e il risultato finale sarà spettacolare. Ed infine eccolo qui, il nostro polpettone è pronto, pronto per essere portato in tavola, pronto per deliziare i vostri ospiti e il vostro palato. Io vado ad assaggiarlo, lo assaggio anche per voi, qui c'è un profumino pazzesco, io ho deciso di servirlo con un contorno di patate arrosto che con il polpettone stanno sempre molto bene e adesso lo assaggio. Ragazzi, irresistibile, morbidissimo dentro, la pancetta intorno ha dato quella sapidità, quel gusto e quel profumo pazzeschi, la dolcezza interna con la mortadella, non vi dico, ragazzi questo lo dovete assolutamente provare, il polpettone che renderà le vostre feste davvero uniche. Ragazzi, ora in tavola, perché qui impazziranno tutti con questo polpettone. Nel frattempo, voi mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita. Io vi do appuntamento alla prossima ricetta da preparare insieme, mi raccomando non mancate. Un bacio a tutti, buon polpettone, io ne mangio un altro pezzo e poi vado in tavola. Ciao!